Siamo al termine della partita Rupinaro Sport Marina Giulia, terminata sul punteggio di 5-0. Siamo con Lorenzo Turcato, autore di una doppietta. Ci fai un commento alla partita? Sì, intanto buonasera a tutti. La partita si è indirizzata subito in nostro favore. Abbiamo segnato, penso, nei primi 2 o 3 minuti, ho segnato io. Dopodiché la partita è andata subito in nostro favore e abbiamo cominciato ad attaccare e sono arrivati subito il secondo gol su rigore che ho guadagnato io e poi su gol su calcio da fermo di Giulio Chiartelli. Poi è finita 4-0 il primo tempo, abbiamo ricominciato il secondo tempo, abbiamo giocato bene i primi 5-10 minuti. E dopodiché non siamo più riusciti tantissimo a tenere la palla su e hanno preso un po' di campo gli avversari, abbiamo un po' sofferto, però comunque usciamo dal campo a testa alta con una buona prestazione e portiamo a casa i 3 punti, che era la cosa più importante per finire bene l'anno in testa alla classifica. La prossima partita in casa con l'Arenelle nel 2019? Sì, la prossima partita è già fondamentale, anche perché staremo fermi tanto, purtroppo va bene anche così, dobbiamo riposare anche noi, subito la prima, poi giochiamo contro l'Arenelle che è un avversario non facile, però lo affronteremo e ci faremo trovare pronti assolutamente. Il tuo è un ritorno a Rupinaro, eri stato già il primo anno, come ti sei trovato? Ma mi sono trovato subito bene, sono stato accolto dai compagni, quelli che già conoscevo, ma anche quelli che non conoscevo, mi hanno accolto subito benissimo e mi hanno fatto sentire a casa e mi sono trovato subito benissimo con tutti. Vuoi fare un augurio ai tifosi? Certo, faccio un augurio di buon Natale ai tifosi e a tutto il movimento rupinaro, diciamo. E dedico appunto i miei 2 gol ai tifosi che ci hanno seguito sempre. Bene, grazie Lorenzo e buon Natale. Grazie, prego, buon Natale anche a voi.